Andremo ad usare questo strumento. Qua al fondo ho applicato della carta che ho preso dalla lima, l'ho semplicemente staccato da qui. In pratica l'ho rimossa da qui. E l'ho applicato qua al fondo, adesso vi mostro come farlo. Adesso andiamo a tagliare, non deve essere perfettamente dritto. E arrotolatelo sul fondo. Stimate più o meno dove andrà a finire e tagliate. Controllate solo che la lunghezza sia corretta e poi andate a mettere della colla alla fine. E arrotolatelo. Fate attenzione alle dita, non volete che si attacchino. Usate delle pinze per aiutarvi. Adesso torniamo all'unghia. E possiamo pinzarla. Posizioniamo la pinza. Pinzate un po'. Adesso è abbastanza asciutta da poter togliere la cartina. E andiamo a pinzarla senza cartina. Adesso posizioniamo questo attrezzo qua sotto in modo che aderisca alla curva C per renderla più arrotondata. Quindi con l'altra parte finale, non quella su cui avete messo la carta, ma l'altra, mettetela sotto l'unghia. Posizionate l'attrezzo sotto l'unghia e fate in modo che aderisca bene. Ricordatevi che il prodotto è ancora malleabile perché non si è asciugato, quindi potete ancora lavorarlo. Dovete andare a controllare l'iponichio sotto l'unghia. E dovete controllare di non spingerlo indietro quando applicate l'attrezzo. E il calore delle vostre dita vi aiuterà anche a lavorare meglio il prodotto attorno all'attrezzo. Controllate che le curve siano belle tubolari. Riposizionate la pinza e potete mettere questo attrezzo al di sotto. In questo modo, magari potrebbe essere non molto pratico applicarlo. Magari provate da sotto come vi viene meglio. E potete lasciarlo così. In questo modo si tiene bello fermo. Assicuratevi solo che sia perfetto prima di lasciarlo asciugare, perché non potete semplicemente posizionarlo e lasciarlo così senza controllare. Assicuratevi di ottenere il risultato voluto. Andate a controllare? Bene, vogliamo che sia completamente asciutta prima di andare a limare. Allora, abbiamo appena fatto una proporzione 1-1, ma gare differenti hanno appunto regole differenti. Se misuriamo il letto dell'unghia, vediamo che è circa 23 mm. Qui invece sul lato abbiamo 29, quasi 30 mm. Mentre qui invece ne abbiamo 11. Adesso andiamo a limare seguendo la stessa routine di sempre. Facciamo i lati belli dritti. Quando fate i lati non portate verso l'alto la lima, ma dovete usarla orizzontalmente. In modo che sia bella allineata con l'unghia, non dovete puntarla verso l'alto, altrimenti andrete ad incavare l'unghia. Andiamo a fare delicatamente la zona delle cuticole, perché non volete rovinare la mezzaluna che avete creato. Potete limarci delicatamente sopra, l'importante è che non l'andate a rimuovere. Non dovete limarla a tal punto da rimuoverla.
assicuratevi di usare la lima in diagonale. Dovete davvero leggermente sfiorare questa zona delle cuticole. E non andate a limare troppo gli angoli. Vado a passare la lima sopra la mezzaluna. Vado a raddrizzare il bordo libero dell'unghia, ma solo approssimativamente, perché poi tornerò a farlo meglio. Sposto il dito mentre limo e la tengo d'occhio. Ogni volta che vado a limare vado a vedere quanto sto rimuovendo e quanto sto definendo. Deve essere tanto sottile quanto un biglietto da visita. Vado solo a spolverare così vedo meglio su cosa sto lavorando. Perché a volte non riuscite magari a vedere, però riuscite a sentire se passate le dita. E se c'è qualche imperfezione potete poi usare la lima per perfezionare. Quindi spolverate. Vado solo a lisciare prima la zona cuticola e mi assicuro che sia ben fatta. Andiamo solo a spolverare di nuovo. Vedete che qua avete la vostra mezzaluna? I vostri punti più alti della Smile Line sono allo stesso livello? E se disegnasse una linea verrebbe dritta. Uso questo che così vedete meglio. Vedete che si allinea da un punto all'altro. La Smile Line è abbastanza profonda e vedete che se guardate di lato avete una bella curva e non è troppo appuntita. E se guardate di lato potete vedere la bombatura qua sul retro dell'unghia. E dal punto più alto della bombatura vedete che l'unghia va giù dritta. Vedete? Vedete che avete una bella curva C molto profonda? E adesso andiamo ad affinarla ancora di più alla fine. Quindi andiamo a prendere l'attrezzo che abbiamo creato prima. Vedete che calza a pennello. Supportate l'unghia. E passate l'attrezzo qua sotto. Fate attenzione, non volete che si rompa, dovete andarla a supportare. In questo modo darete una bella curvatura e andrete anche ad affinare la parte finale. Potete farlo lentamente se volete. A me piace farlo con dei movimenti veloci. E poi lentamente andare più piano. Assicuratevi di non rovinare la forma. E prima di mettere il top coat andiamo a pulire con l'acetone. Questo è un bel trucchetto perché andrete a dissolvere lo strato superficiale, rendendolo ancora più liscio. Che è perfetto se andate a passare il buffer fino ad ottenere un'alta lucentezza. Assicuratevi che non ci sia residui da nessuna parte. Adesso mettiamo il top coat. Usiamo il gel sigillante Mega Gloss. Applicatelo il più vicino possibile alle cuticole senza toccarle. Lo applico sull'intera lunghezza dell'unghia.
applicata in uno strato sottile, il più sottile possibile. Perché non volete andare ad inspessire l'unghia. Allo stesso tempo però andate ad applicare uno strato spesso abbastanza da dare lucentezza. Non andate a coprire i bordi perché quello andrebbe soltanto ad aggiungere massa. Lasciate che si autolivelli un po'. Adesso mettiamo l'unghia sotto la lampada per 2 minuti. Vedete che adesso è bella lucida e adesso mettiamo un po' di olio per cuticole al frutto della passione. Mettetelo un po' soltanto qui nella zona cuticole per andare a rifocillare la pelle. Potete vedere la struttura. Vedete la curva C che abbiamo qua. Vedete questa parte, quest'altra sono uguali e vedete anche la smile line abbastanza profonda. Dovete vedere le linee dritte quando guardate l'unghia di lato. Mentre qui invece dovete vedere che si curva. Alcune persone creano uno chevron così accentuato che se guardate questa linea sembra troppo dritta. Dovete fare in modo che sia possibile vedere la curvatura qua in alto. Quindi questa linea deve essere ripida e poi curva. Vedete che qua sul retro abbiamo la bombatura, da lì l'unghia è tutta dritta, le linee sono tutte dritte, qua abbiamo una bella curvatura C. E anche bella pinzata. Vedete che la nostra curvatura C qua è al 50%.